Il Museo Nazionale d'Abruzzo da oggi ha una vasta documentazione fotografica, anche inedita, sul ritrovamento del Mammotta scoppito, a donarla agli eredi della fornaccia Santarelli, dove fu ritrovato il 25 marzo del 1954 lo scheletro del fossile, e Claudio Pietro Sante, nipote di Antonio Ferri, all'epoca tecnico restauratore del Mammot. documenti molto importanti e storici, dei quali il museo oggi diventa proprietario, ad arricchire il già importante patrimonio legato a quella che è una vera e propria starra della città dell'Aquila. L'importanza di una donazione, quando un privato dona ad un museo è perché riconosce nel museo il custode principale per i beni di famiglia, quindi di questo siamo molto orgogliosi. E poi quello che ci viene donato sono dei, ehm, dei reperti, delle testimonianze, documentazione anche fotografica, soprattutto fotografica e aiuta a narrare meglio la storia del mammut. Quindi noi dedicheremo questi, questi materiali ad una mostra che verrà aperta nel giorno di ritrovamento del mammut il 25 aprile. E il quindi potrà vedere non solo il mammut, ma ripercorrere le, le fasi della sua scoperta attraverso le foto e anche ricordare chi lavorò, perché noi qui abbiamo sia la donazione della Fornace Santarelli sia la fondazione. Eh, eh, scusate sia la donazione del tecnico che si occupò di realizzare lo scavo e poi la ricostruzione. Quindi, insomma, daremo modo ad entrambe le famiglie di essere ricordate perché è giusto che sia così.